Ora si registrerà la conferenza. Allora, grazie Federica per la presentazione, salve a tutti. Allora, oggi vi darò una breve carrellata di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni con i miei collaboratori, utilizzando delle metodologie ab initio nuove che abbiamo sviluppato per lo studio di molecole fortemente interagenti con campi elettromagnetici quantizzati, per cercare di capire come questi campi elettromagnetici possono essere utilizzati per modificare e controllare le proprietà di queste molecole. Prima di cominciare a parlare della parte scientifica, voglio un attimino parlare delle persone che hanno lavorato a questa ricerca. Questa ricerca è stata fatta in collaborazione principalmente con il gruppo del professor Koch della Scuola Normale Superiore di Pisa e dei NTNU in Norvegia. E questi sono i quattro supereroi che hanno lavorato a questo progetto e che veramente hanno faticato tantissimo per ottenere questi risultati che penso siano abbastanza interessanti. Cominciamo con la parte scientifica. Allora, quando noi pensiamo a modificare o a controllare le proprietà delle molecole, la prima cosa che pensiamo è: ok, funzionalizziamo la molecola. Quindi andiamo ad agire chimicamente sul sistema molecolare. Questo chiaramente è il metodo forse più efficace, il più immediato, ma alcune volte ha degli svantaggi, perché ad esempio noi possiamo funzionalizzare la molecola per ottenere una proprietà, ma poi andiamo a perdere un'altra proprietà che invece era interessante o necessaria. Quando questo succede, usiamo delle strategie di natura diversa. Quindi possiamo usare ad esempio delle strategie fisiche. Che cosa facciamo? Prendiamo la molecola e la mettiamo ad esempio in un ambiente di solvatazione diversa, oppure cambiamo la pressione o la temperatura. La strategia che invece di cui parlerò oggi è completamente diversa, cioè useremo la luce per provare a modificare e a controllare le proprietà delle molecole. Quando in genere usiamo la luce su un sistema di materia, quindi su un sistema molecolare, in genere siamo sempre nel limite di accoppiamento debole, quando la luce non è capace di modificare le proprietà del sistema, ma è solo utilizzato come strumento di analisi e quindi attraverso tutte le spettroscopie che noi conosciamo possiamo avere informazioni riguardo al sistema molecolare. Quello di cui invece vi parlerò oggi è il limite completamente opposto, quando l'interazione tra la luce e la materia è così forte da poter modificare gli stati, quindi le proprietà del sistema molecolare. Questo, ad esempio, avviene all'interno di una cavità ottica. Cosa succede se noi prendiamo una molecola e la piazziamo dentro una cavità ottica? Immaginiamo di avere un sistema molecolare, lo eccitiamo in uno stato eccitato, quindi abbiamo, ad esempio, una buca in elettrone. Prendiamo il sistema eccitato e lo piazziamo dentro la cavità ottica. La cavità ottica non è nient'altro che due specchi altamente riflettenti che sono stati piazzati ad una distanza che è relazionata con la frequenza del campo elettromagnetico che all'interno della cavità. A un certo punto, come sapete, la molecola che era eccitata decadrà nello stato fondamentale emettendo un fotone. E se questo fotone ha la frequenza giusta in corrispondenza con la frequenza della cavità, questo fotone potrà essere riflesso. Se il processo di assorbimento è più veloce della dispersione del fotone da parte della cavità, questo qui potrà essere a un certo punto riassorbito e questo processo può essere iterato molte volte fino a formare un'interazione forte tra i fotoni e la parte molecolare, creando nuovi stati del sistema che vengono chiamati polaritoni e che hanno carattere parzialmente di luce e parzialmente di materia. Solitamente, dal punto di vista sperimentale, i polaritoni vengono evidenziati in uno spettro bidimensionale di questa, come questo che vi mostro in questa slide, dove guardiamo all'energia del polaritone in funzione della frequenza della cavità. Se prendiamo semplicemente il sistema molecolare, non avremo alcuna dispersione dello spettro in questo tipo di plot. Se guardiamo allo spettro della cavità, invece questo sistema avrà praticamente una dispersione diagonale all'interno di questo plot. Se a un certo punto accendiamo l'interazione tra la luce e la materia, andremo a formare i polaritoni e vediamo che all'incrocio tra lo spettro della cavità e lo spettro molecolare
si creerà uno splitting che è chiamato Rabi splitting con la formazione dei due polaritoni, rispettivamente il lower polariton e l'upper polariton. È importante puntualizzare che finora io vi ho parlato della formazione di polaritoni solamente nello stato eccitato, perché era più semplice per spiegare come funziona l'interazione luce-materia all'interno di una cavità. Ma questo non significa che lo stato fondamentale di una molecola non può interagire con lo stato fondamentale della cavità in assenza di fotoni reali. E questo significa che lo stato di vuoto della cavità può in realtà interagire comunque con lo stato fondamentale della molecola, modificandone le proprietà senza necessità che uno abbia messo effettivamente dei fotoni reali con un laser o qualsiasi altra fonte di luce all'interno della cavità. Sperimentalmente, recentemente, il gruppo del professor Evesen a Strasburgo ha dimostrato che è possibile utilizzare questo tipo di dispositivi per modificare la chimica delle molecole. In particolare, quello che ha notato è che se noi prendiamo un sistema molecolare e lo piazziamo all'interno di una cavità che è settata in risonanza con una delle vibrazioni del reagente, noi utilizzando questo dispositivo possiamo andare a controllare la velocità della reazione. Un esempio, cioè il paper più famoso che ha pubblicato e che veramente dimostra qual è l'effetto della cavità sulla reattività della molecola, è la reattività di questo complesso, che è un complesso di silicio, e lui stava analizzando la deprotezione del sistema in presenza di TBAF. Facendo avvenire la reazione in risonanza con la vibrazione con lo stretching del legame silicio-carbonio, ha osservato nello spettro vibrazionale il Rabi splitting, come avevo mostrato in maniera generale precedentemente, e ha dimostrato che in questa condizione può rallentare la reazione. Questo avviene principalmente se la cavità è settata in risonanza con quella specifica vibrazione. Se siamo off resonance rispetto a quella vibrazione, invece vediamo che l'effetto è praticamente nullo e lo spettro di massa risulta quasi uguale a quello fuori dalla cavità. Usando questo tipo di device, il professore Ebbesen è stato anche capace di utilizzare la cavità per catalizzare alcune altre reazioni o anche per renderle selettive verso prodotti specifici. Queste osservazioni chiaramente sono molto interessanti, ma chiaramente capire quali sono le basi, cioè i principi fisici alla base di questi esperimenti, è tutto tranne che banale, e da questo punto di vista la teoria può chiaramente fornire delle informazioni molto importanti e molto interessanti. L'unica cosa è che anche dal punto di vista teorico, trattare questi sistemi non è affatto semplice. Infatti, già sapete che trattare un sistema molecolare in maniera accurata dal punto di vista binizio non è banale, e in questo caso diventa ancora più complicato perché dobbiamo trattare i fotoni allo stesso livello quantistico degli elettroni. E per fare questo necessitiamo di una teoria che sia basata sulla quantoelettrodinamica. L'Hamiltoniano che vi mostro qui è uno degli Hamiltoniani quantoelettrodinamici più semplici, non tiene conto della relatività e è in approssimazione di dipolo, quindi il campo non ha nessuna dipendenza spaziale. Analizzandola velocemente, giusto per darvi un po' un'idea dei pezzi, che cosa significano i pezzi dell'Hamiltoniano, la prima parte è semplicemente l'Hamiltoniano elettronico, che viene comunemente usato in chimica quantistica. Poi abbiamo un termine che descrive proprio la parte dell'energia fotonica, e poi abbiamo due termini che tengono conto dell'interazione tra gli elettroni e i fotoni, in questo caso attraverso l'operatore di dipolo. E questo qui e questa è per la motivazione per cui si chiama approssimazione di dipolo. Ok, risolvere questo problema in maniera esatta, come ho detto prima, è computazionalmente molto oneroso, in particolare se vogliamo investigare sistemi di una certa dimensione. Quindi è necessario utilizzare delle approssimazioni per poter risolvere questo problema. La prima approssimazione che abbiamo sviluppato è basata sulla teoria couple cluster. Quindi nel 2020 abbiamo sviluppato la prima estensione del metodo couple cluster alla quantoelettrodinamica.
come in ogni teoria couple cluster, partiamo da un ansatz per la funzione d'onda che è espresso come un esponenziale come un esponenziale di un certo operatore di eccitazione applicato a una funzione d'onda di riferimento. Come differenza rispetto al couple cluster standard, l'hamiltoniano, invece di essere lo standard, l'hamiltoniano elettronico standard, è sostituito dall'hamiltoniano QED che vi ho appena mostrato. La funzione di riferimento, invece di essere semplicemente la funzione d'onda Hartree-Fock, è una funzione d'onda che deriva dal metodo QED-Hartree-Fock, sul quale mi soffermerò in seguito. E l'operatore di eccitazione che è usato nell'esponenziale, invece, adesso invece di produrre eccitazioni che sono semplicemente elettroniche, produrrà anche eccitazioni elettroniche, eccitazioni miste, sia molecolari che fotoniche. Questo metodo, confrontato anche con riferimenti esatti, è risultato essere abbastanza accurato. Vi mostrerò qualche confronto nel seguito della presentazione. Però è stato anche estremamente utile per ottenere risultati interessanti riguardo certi sistemi molecolari e certi processi chimici. Il primo che voglio presentarvi è, ad esempio, lo studio del pirrolo. In questo caso abbiamo studiato la superficie di energia potenziale del pirrolo, che ha una particolarità. Probabilmente non so se lo sapete, ma il pirrolo ha un'intersezione conica tra lo stato fondamentale e il primo stato eccitato di simmetria B1, quando non siamo all'interno della cavità ottica. Se mettiamo il sistema all'interno della cavità ottica, a questo punto il campo elettromagnetico è capace di rompere la simmetria del sistema, creando un gap, e quindi creando un avoided crossing all'intersezione conica. Questo chiaramente cambia sia la chimica, perché è in un'intersezione conica con lo stato fondamentale, sia la chimica, ma soprattutto la fotochimica del sistema, con effetti che stiamo investigando, ma ancora non possono essere predetti semplicemente da questa analisi. Altri sistemi interessanti che abbiamo utilizzato, utilizzando sempre questa metodologia couple cluster, sono ad esempio lo studio delle interazioni intermolecolari. Il primo sistema che abbiamo investigato in questo paper è un sistema Van der Waals, dove abbiamo semplicemente due molecole di idrogeno che interagiscono tra di loro. Le abbiamo prese e le abbiamo piazzate all'interno di una cavità e abbiamo studiato l'effetto della polarizzazione della cavità sull'interazione tra queste due molecole di idrogeno. La prima cosa che vediamo è che sostanzialmente l'effetto della polarizzazione della cavità sull'interazione tra queste due molecole di idrogeno è abbastanza evidente, e quello che possiamo in particolare vedere è che se la polarizzazione è nella direzione del legame tra i due atomi di idrogeno, la molecola verrà stabilizzata rispetto al caso fuori cavità, mentre se la polarizzazione è lungo la catena, il sistema verrà destabilizzato. Da questo grafico possiamo anche, come dicevamo prima, vedere l'accuratezza del couple cluster confrontato con le linee che corrispondono a un riferimento esatto pulsiai. Da questo grafico è importante anche notare che l'effetto della correlazione elettronica, correlazione elettronica e correlazione elettrone-fotone, che con i nostri metodi riusciamo ad includere. Infatti, se noi, ad esempio, guardiamo come in questo insert, un confronto con metodi approssimati che non riescono ad includere questa correlazione, come ad esempio l'Hartree-Fock o il DFT, vediamo che sostanzialmente non riescono a riprodurre le curve, e anzi non riescono a riprodurre l'interazione affatto. Abbiamo ripetuto l'analisi anche per un altro sistema, ad esempio il dimero dell'acqua, e qui andiamo a vedere qual è l'effetto su un legame idrogeno, ma le conclusioni sono abbastanza simili a quelle che ho già presentato per il sistema Van der Waals. In questo caso la cavità ha l'effetto di destabilizzare l'interazione del legame. Finora vi ho mostrato semplicemente risultati per molecole piccole o almeno per un numero abbastanza ridotto di molecole, anzi molto ridotto di molecole.
Ma quando studiamo sistemi molecolari all'interno di una cavità ottica, è interessante anche guardare sistemi macroscopici di molecole. Questo perché? Perché, come potrete immaginare, il campo è capace anche di far interagire una molecola che sta in una posizione con una molecola che sta molto distante da questa. Allora, per fare questo, chiaramente usare i metodi accurati che abbiamo usato finora è impossibile e quindi per cercare di investigare questa situazione abbiamo messo su una collaborazione con il gruppo della professoressa Narang a UCLA e Harvard. E il gruppo del professor Chen a Purdue per cercare di utilizzare delle strategie che ci permettano di descrivere in maniera accurata il sistema macroscopico composto di migliaia di molecole. Il sistema che abbiamo investigato è un liquido di molecole di idrogeno e lo abbiamo trattato in questa maniera, cioè abbiamo utilizzato i nostri metodi accurati, quindi il QED Couple Cluster e il QED Full CI, per mappare la superficie di energia potenziale di una molecola e di due molecole in funzione di tutti i possibili angoli di rotazione e delle distanze tra le due molecole. Quindi abbiamo ottenuto questi due potenziali di singola molecola e di coppie di molecole. A questo punto, utilizzando dei neural network, abbiamo praticamente mappato un potenziale, quindi un force field, che poi è stato utilizzato in una dinamica basata sui path integrals. A questo momento siamo riusciti quindi a fare la dinamica di un sistema macroscopico di 1000 molecole all'interno della cavità e fuori dalla cavità. I risultati che abbiamo ottenuto sono mostrati in questo grafico e vediamo che fuori dalla cavità il sistema è praticamente completamente disordinato durante tutta la dinamica. E vediamo che, ad esempio, guardiamo a questo pannello E, sostanzialmente al di fuori della cavità noi non abbiamo, vediamo che non c'è alcuna orientazione rispetto alla direzione della polarizzazione del campo. Se invece guardiamo cosa succede quando mettiamo il sistema all'interno della cavità, vediamo che le molecole tenderanno tutte a orientarsi in una direzione. E in particolare la direzione di orientazione sarà allinearsi nella direzione della polarizzazione del campo, come vediamo anche da questi profili angolari. L'unica cosa che ci lascia un po' di dubbio in questo studio è il fatto che se noi includiamo l'interazione con la cavità solamente nella parte di single body, cioè non la eliminiamo nella parte di two body, vediamo che sostanzialmente vediamo ancora un allineamento delle molecole, ma l'allineamento non è più parallelo alla polarizzazione del campo, ma perpendicolare alla polarizzazione del campo. Quindi da questo studio possiamo concludere che la cavità indurrà una orientazione delle molecole tutte in una direzione, ma non possiamo prevedere per limitazioni del modello quale sarà l'orientazione, cioè se saranno perpendicolari o paralleli alla polarizzazione del campo. Questo paper è un paper che è praticamente pronto e verrà sottomesso in questi giorni su Archive e poi alla rivista. Ok, finora vi ho mostrato tutti i risultati ottenuti con dei metodi abbastanza accurati, ma anche abbastanza costosi computazionalmente. Quindi diciamo che è necessario sviluppare delle metodologie che possano essere più approssimate, ma allo stesso tempo anche più efficienti per poter investigare sistemi più estesi. Il primo punto di partenza che si usa sempre quando si investiga un sistema in chimica quantistica è partire dalla teoria Hartree-Fock. Come vi accennavo prima, insieme con la teoria Couple Cluster, avevamo sviluppato un'estensione della teoria Hartree-Fock alla quanta elettrodinamica, dove sostanzialmente l'ansatz per la funzione d'onda non era nient'altro che questa funzione d'onda non interagente tra determinante Hartree-Fock e lo stato fondamentale del campo, ruotato nello spazio degli stati coerenti per rispettare l'origin invariance del sistema. Infatti, da questo riusciamo ad ottenere questa energia, che non è nient'altro che una correzione all'energia Hartree-Fock, che non dipende dalla posizione del sistema nello spazio. Questa teoria ha però un problema, che in realtà poi la matrice di Fock ancora dipende dalla posizione del sistema nello spazio, non è quindi origin invariant. E quindi questo che cosa significa? Che se la matrice di Fock non è origin invariant, anche gli orbitali non saranno origin invariant e le corrispondenti energie orbitaliche. Questo significa che
non possiamo utilizzare questi orbitali molecolari per costruire, ad esempio, una molecular orbital theory che sia significativa per provare a descrivere in maniera qualitativa il processo, un processo chimico, cosa che si fa invece abitualmente usando orbitali e altri focos in chimica quantistica. Inoltre, questo problema, dal momento che le energie orbitali che dipendono dalla posizione del sistema nello spazio, non permette neanche di utilizzare questa metodologia Hartree-Fock come punto di partenza per lo sviluppo di metodi post-Hartree-Fock, come teorie perturbative o altri metodi che dipendono comunque dagli orbitali. Per risolvere questo problema, quindi, abbiamo sviluppato una correzione al metodo QED-Hartree-Fock, che l'abbiamo chiamata Strong Coupling QED-Hartree-Fock, dove praticamente partiamo da un ansatz simile, ma dove la rotazione adesso, invece di avere un singolo stato coerente applicato a tutti gli orbitali, adesso ogni orbitale ha il suo stato coerente di trasformazione. Questo che cosa permette di fare? Intanto permette di ottenere, questo ansatz praticamente è l'ansatz esatto per la funzione d'onda nel caso del coupling infinito con i fotoni. E inoltre permette di rispettare l'origin invariance sia degli orbitali che delle corrispondenti energie orbitaliche, e quindi permette di sviluppare una teoria degli orbitali molecolari che sia significativa e di sviluppare poi metodi Hartree-Fock e di poter essere utilizzato per sviluppare metodi post-Hartree-Fock che possano permettere una trattazione più efficiente di questi sistemi. È inoltre interessante puntualizzare che questa trasformazione ha anche la caratteristica di introdurre un po' di correlazione elettrone-fotone all'interno della trattazione. E quindi lo caratterizza come il primo metodo, cioè il primo metodo, quindi il metodo più semplice che può essere utilizzato per descrivere sistemi di elettroni e fotoni interagenti. Vado a darvi un po' di risultati al riguardo, per darvi un po' di informazioni. Come vedete da questo primo plot, il QED Hartree-Fock ha una forte dipendenza sia delle energie orbitali ma anche della forma degli orbitali dalla posizione della molecola, mentre la teoria strong coupling è completamente indipendente, come vi avevo prima accennato. Ma come vi dicevo, prevede anche differenze delle superfici di energia potenziale quando investighiamo il ground state di un sistema. Ad esempio, lo abbiamo utilizzato per studiare la reazione di Ebbesen. In quella reazione, fondamentalmente, il meccanismo di reazione come funzionava? Cioè il fluoro del TBAF va ad attaccare il silicio del reagente per poi creare un complesso intermedio pentavalente che poi a un certo punto dissocia nei prodotti rompendo il legame silicio-carbonio. Quindi sostanzialmente possiamo investigare questo meccanismo di reazione analizzando la superficie di energia potenziale in funzione della distanza tra il silicio e il fluoro, quindi l'avvicinamento del fluoro al silicio all'inizio della reazione e la distanza silicio-carbonio di rottura del legame silicio-carbonio per andare ai prodotti. Vediamo, come accennato, che il metodo è capace di vedere un profilo di differenza tra il caso fuori dalla cavità e il caso interno alla cavità, ma sfortunatamente rispetto all'esperimento non vede alcuna dipendenza rispetto alla frequenza della cavità. Questo significa che per provare a spiegare l'esperimento di Ebbesen, la teoria dello stato di transizione non è sufficiente per descrivere tutti i dettagli dell'esperimento. Abbiamo riflettuto un attimo quali potessero essere le cause di questa dipendenza dalla frequenza della cavità, e alla fine abbiamo concluso che probabilmente derivano da ragioni più dinamiche di come veramente la reazione avviene all'interno della cavità. Al riguardo, io poi ho iniziato una collaborazione personalmente con il gruppo del professor Anker Rubio al Max Planck e di nuovo la professoressa Narang a UCLA e Harvard per cercare di capire questa cosa. Quello che abbiamo fatto è una dinamica classica fuori della cavità e dentro la cavità per vedere come la dinamica cambiava, la dinamica su questa superficie di energia potenziale cambiava
per effetto dei fotoni, variando anche la frequenza del campo elettromagnetico. Se prendiamo la linea nera, che è il caso fuori cavità, vediamo che il fluoro praticamente sta approcciando il reagente fino a raggiungere questo minimo, che è lo stato intermedio, per poi sfuggire da questo minimo attraverso lo stato di transizione, qui indicato con la stellina gialla, per poi andare a prodotti. Stessa cosa avviene, come previsto dall'esperimento, nel caso in cavità, ma con la cavità non in risonanza con lo stretching silicio carbonio, e questa è la linea rossa in questo grafico. Mentre se mettiamo il sistema in cavità con la cavità risonante con lo stretching del legame silicio carbonio, quindi la linea arancione, vediamo che il fluoro approccia il reagente, ma poi il sistema rimane lì nella situazione di complesso pentavalente senza mai scappare dal senza mai attraversare lo stato di transizione per andare a prodotto. Questo ha già dimostrato praticamente un rallentamento della reazione e la giusta dipendenza dalla frequenza della cavità. Questa è ancora di più evidenziata da questo plot, dove praticamente analizziamo la distanza media silicio carbonio in funzione della frequenza della cavità, e vediamo che ci sono delle frequenze specifiche per le quali la distanza risulta più corta lungo tutta la durata della diapositiva. E se andiamo a confrontare questo con lo spettro IR del sistema, vediamo che proprio questi minimi nella distanza media coincidono con le frequenze dei picchi nello spettro IR che hanno maggior contributo dello stretching silicio-carbonio. Ok. Adesso vi presento un altro risultato abbastanza interessante che abbiamo ottenuto, che riguarda invece i processi di ionizzazione. Perché è interessante investigare i processi di ionizzazione all'interno di una cavità ottica? Perché, come accennavo prima, per il sistema macroscopico, la cavità è capace di far interagire sistemi che sono anche a lunga distanza tra di loro. E questo significa che se noi ionizziamo un sistema all'interno di una cavità, diversamente da quello che succede fuori cavità, l'elettrone non potrà essere considerato come rimosso dal sistema, ma sostanzialmente l'elettrone rimarrà all'interno della cavità, e quindi dovremo tener conto del fatto che c'è ancora un'energia apportata dall'elettrone per stare all'interno della cavità, e c'è ancora un'interazione a lungo raggio attraverso il campo tra la molecola ionizzata e l'elettrone libero. Quindi dobbiamo utilizzare un Hamiltoniano leggermente diverso per descrivere questo sistema. In questo caso la parte rossa sarà l'Hamiltoniano identico a quello che avete visto finora per descrivere la parte della molecola ionizzata, mentre la parte verde descrive l'energia dell'elettrone libero e l'energia di interazione tra l'elettrone libero e la molecola ionizzata. Quello che vediamo da questi risultati è che se noi guardiamo ai metodi qui identificati senza la F, vediamo che tutti descrivono un certo andamento, che sia in dipendenza dell'accoppiamento che in dipendenza della frequenza, che è molto diverso da quelli invece caratterizzati della F, dove la parte verde praticamente è stata inclusa. Quindi questo significa che quando parliamo di ionizzazione all'interno di una cavità ottica, è fondamentale tener conto del fatto che l'elettrone non può sfuggire dal sistema, non può scappare dal sistema, ma rimane comunque all'interno e continua ad avere un'interazione col sistema molecolare. Ok, sto quasi raggiungendo la conclusione della mia presentazione, però voglio mostrarvi ancora due casi che secondo me sono molto interessanti. Allora, finora vi ho parlato sempre di un'interazione tra il campo elettromagnetico e dipoli o comunque elettroni. Quindi mi sono semplicemente focalizzato sulla parte elettrica dell'interazione tra il campo elettromagnetico e il campo e la molecola. Ma il campo elettromagnetico ha anche una componente magnetica che, seppur produca effetti più piccoli, è comunque importante e produce comunque degli effetti.
Questo, ad esempio, cioè includere questi effetti diventa, ad esempio, fondamentale quando vogliamo investigare sistemi chirali, ad esempio, in cavità chirali. Che cosa intendo per questo? Che cos'è una cavità chirale? Una cavità chirale non è nient'altro che una cavità ottica come quella che vi ho mostrato finora, ma che ha degli specchi particolari che hanno la capacità di isolare solamente una delle due polarizzazioni del campo elettromagnetico. Descrivere questo sistema dal punto di vista teorico è notevolmente più complicato di quello che ho mostrato finora. Perché? Perché in questa situazione l'approssimazione di dipolo, dove il campo viene considerato costante, non può essere più applicata e quindi dobbiamo andare ad una trattazione di minimal coupling dove praticamente la dipendenza spaziale del campo è tenuta in considerazione. E in questo caso dobbiamo anche considerare che la polarizzazione del campo sia una polarizzazione complessa per poter descrivere la polarizzazione circolare. Quello che abbiamo fatto, abbiamo preso questo Hamiltoniano e abbiamo analizzato l'energia di due enantiomeri di una molecola chirale in presenza del campo elettromagnetico con una specifica polarizzazione. Quello che abbiamo visto per i due casi è che sostanzialmente c'è una differenza energetica tra i due enantiomeri se lo posizioniamo in una cavità con una certa polarizzazione. Come vedete, la differenza per la singola molecola è molto piccola, però comunque c'è una differenza che è nell'ordine dei micro IB. A questo punto voi potreste dirmi: ok, ma micro IB è una differenza troppo piccola, non hai capacità di differenziare tra i due enantiomeri, comunque non hai possibilità di distinguere. Però quello che abbiamo osservato è che se introduciamo un po' di molecole di solvente, no, anche non tante, vediamo che sostanzialmente il complesso solvatato che si crea è comunque un complesso chirale di dimensioni più grandi, che quindi permette di incrementare, quindi di innalzare l'effetto di discriminazione che avevamo osservato prima per la singola molecola. E per giunta questo effetto viene fortemente innalzato se consideriamo invece di una singola molecola, consideriamo più molecole di solvente, più molecole di molecola chirale. A questo punto quello che possiamo considerare è che se noi consideriamo un sistema realistico in condizioni sperimentali dove abbiamo moli di molecole chirali e nella presenza del solvente, seppur l'effetto per la singola molecola sia piccolo, probabilmente possiamo riuscire a raggiungere differenze di energia nell'ordine dei milliVi, che sono le differenze di energia solite di una barriera propria di una reazione chimica. E quindi possiamo utilizzare questa strategia prima per distinguere tra i due enantiomeri ed eventualmente, dal momento che abbiamo creato un mismatch tra l'energia di un enantiomero rispetto all'altro, possiamo eventualmente anche utilizzare questo mismatch per indurre la sintesi del complesso verso uno solamente dei due enantiomeri. Quindi fare una sintesi stereoselettiva del sistema. Per dimostrare che veramente siamo capaci di distinguere tra i due enantiomeri, abbiamo fatto un'analisi rotazionale del problema. Come vedete da questa superficie energia potenziale, dove mostro sostanzialmente in funzione dei due angoli di rotazione la differenza di energia tra l'enantiomero L e l'enantiomero S, vediamo che sostanzialmente c'è una forte energia di riorientazione del sistema, una forte differenza di energia durante la riorientazione del sistema. E in particolare poi abbiamo simulato lo spettro rotazionale e vediamo che i due enantiomeri all'interno di una cavità con una polarizzazione circolare, vediamo che sostanzialmente otteniamo due spettri ben distinti uno rispetto all'altro. È importante notare che non è semplicemente uno shift rigido dello spettro, ma sostanzialmente ci sono alcuni picchi che vengono shiftati a frequenze più alte e alcuni picchi che vengono shiftati a frequenze più basse. Questo quindi veramente significa che utilizzando questi campi elettromagnetici possiamo discriminare tra due enantiomeri all'interno di una cavità ottica. Concludo la mia presentazione velocemente, dandovi velocemente alcuni dettagli su quello che
penso sarà la ricerca nel prossimo futuro, che praticamente è la ricerca che ho proposto nel progetto ERC Starting Grant che mi è stato recentemente finanziato. L'idea dietro l'ERC non è nient'altro che cercare di capire come le cavità ottiche possono essere utilizzate per modificare le proprietà di spin e le proprietà magnetiche di un sistema molecolare. Per fare questo, e questo può essere interessante e può avere notevoli applicazioni in diversi campi. Uno di questi, ad esempio, è il quantum computing, dove praticamente, come praticamente tutti sappiamo, lo spin può essere considerato un qubit, quindi un'unità di informazione quantistica. E quindi possiamo pensare di utilizzare il campo elettromagnetico per eseguire delle operazioni su questo tipo di qubit. Per investigare questo tipo di sistemi, chiaramente dobbiamo andare su una teoria molto più elaborata di quella che abbiamo analizzato finora. Anche in questo caso, come nel caso delle molecole chirali, non possiamo restringerci all'approssimazione di dipolo, dobbiamo tenere conto della distribuzione spaziale del campo e in questo caso dobbiamo anche includere interazioni aggiuntive, perché magari se abbiamo un campo magnetico dobbiamo anche includere un'interazione ad esempio di tipo Zeeman o almeno dobbiamo includere l'interazione spin-orbit dovuta all'interazione spin-orbit all'interno del sistema. In questa direzione sono già stati fatti alcuni esperimenti, in particolare il gruppo del professor Affronte ha già simulato alcuni sistemi molecolari magnetici all'interno di una cavità superconduttore e ha osservato dei rabbit splitting simili a quelli che vi ho mostrato precedentemente per gli stati di spin. Noi usando questo Hamiltoniano con un'approssimazione CI molto semplice, siamo in realtà riusciti a riprodurre anche quantitativamente i rabbit splitting che ottiene il professor Affronte dai suoi dati sperimentali e dal momento che abbiamo ottenuto questa accuratezza abbiamo un attimino da questi dati preliminari abbiamo cercato di estrarre alcune conclusioni. Ad esempio, se noi prendiamo l'NO2, che è una molecola semplice che presenta un doppietto, la mettiamo all'interno di una cavità ottica e in presenza di un campo magnetico esterno, possiamo quindi splittare i due livelli di spin e vediamo il rabbit splitting solito che ci aspettavamo, come vi ho descritto all'inizio, con la formazione del polaritone superiore e polaritone inferiore. Adesso, se noi ci concentriamo ad esempio, su solo uno dei due polaritoni, quello inferiore, ad esempio, qui indicato in rosso, e misuriamo lo spin di questo stato in funzione della frequenza della cavità, vediamo che praticamente possiamo indurre uno spin flip da uno stato a meno un mezzo a uno stato a più un mezzo. Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo un sistema magnetico che lo mettiamo all'interno della cavità e semplicemente variando la frequenza della cavità, ma anche variando l'intensità del campo magnetico, possiamo riuscire a fare dei flip e quindi a fare delle operazioni su questi spin. Quindi possiamo veramente utilizzare la cavità come uno strumento per eseguire delle operazioni su dei qubit che poi possono essere utilizzati per quantum computing. Questa teoria non si limita semplicemente allo studio di questi sistemi semplici per il quantum computing, ma può essere utilizzata anche in contesti completamente diversi. Ad esempio, immaginiamo che vogliamo studiare la fotochimica di un sistema in cavità all'intersezione tra uno stato di tripletto e uno stato di singoletto. Come potete capire, in questa intersezione non avremo semplicemente delle interazioni, quindi degli avoided crossing dovuti allo spin orbit, come abbiamo di solito nel caso della fosforescenza, ma in questo caso avremo una fosforescenza e degli avoided crossing indotti dal campo elettromagnetico quantizzato. E quindi questo andrà a modificare notevolmente la fotochimica e tutti i processi di rilassamento del sistema in queste condizioni. Inoltre, finora abbiamo guardato semplicemente l'interazione con
elettronici, ma possiamo immaginare anche di andare a vedere come la cavità interagisce con gli spin nucleari. Quindi possiamo anche immaginare come possa essere possibile utilizzare la cavità per creare una spettroscopia NR, un NMR che possa essere più selettiva sia per molecole non chirali, ma anche per molecole chirali. E questo significa che uno degli ultimi obiettivi che io ho posto all'IRC è cercare di sviluppare la teoria di un NMR che possa essere, che possa distinguere tra due enantiomeri senza la necessità di agire chimicamente sul complesso chirale. Concludo la presentazione ringraziando tutti i miei collaboratori, le agenzie che hanno fornito i fondi per la ricerca e anche gli istituti HPC che ci hanno fornito i computer per poter lanciare i conti e tutti voi per la collaborazione, per la partecipazione.